andato a fare tutto il tempo qua, quindi vediamo questa cosa. Grazie di essere venuti, come sempre dimostrate l'affetto per me. Beh, era un'occasione da non perdere, quella di utilizzare finalmente la pista nuova per una competizione di altissimo livello. Ciò significa anche dare una mano a tutto il movimento atletico che ha bisogno di risorse, di riprendersi, perché purtroppo la pandemia ci ha creato problemi, ma l'atletica leggera dovrebbe anche comprendere che, tra virgolette lo dico questo, che questo è il proprio momento, perché l'atletica è uno sport con distanziamento fisico e quindi può essere praticata anche in presenza di pandemia, o perlomeno speriamo che ne usciamo presto da questo punto. Ripeto quello che ho già detto prima nel mio intervento: è un momento difficile soprattutto per la Federazione Nazionale, che deve concentrare tutte le date delle attività in un piccolo periodo per colpa del Covid, ma anche perché ci sono delle scadenze importanti tipo le Olimpiadi e quant'altro. Questo è un meeting di resistenza. Noi resistiamo, mettiamo una pietra per continuare. L'anno prossimo sarà preso in carico anche dal Comitato Regionale FIDAL, con il quale già abbiamo chiuso un grosso accordo per invitare degli atleti importanti già dall'inizio dell'anno, e quindi organizzare un meeting di grandissimo livello tecnico. Perché io vorrei dire una cosa senza essere smentito: il meeting di Avellino è come quello delle grandi marche di ogni tipo di attività, e vengono degli ex atleti che hanno gareggiato qui, che ora sono tecnici, dirigenti di società, e ne parlano con tanta nostalgia e con tanto stupore ed ottimismo. Per cui, parlando un po' commercialmente, il nostro valore di impianto, si dice così, sotto l'aspetto economico, è molto alto, in quanto non ci sono meeting che hanno in Italia, molti meeting che hanno 34 anni di anzianità. Partiamo da questo dato per guardare al futuro, naturalmente, perché le porte chiuse, perché per eccesso di zelo e di essere tranquilli, perché non vorrei legare il nome del meeting, il mio nome, ha problemi appunto di infezioni, di pandemia e quant'altro. Faremo le porte chiuse, ma ci siete voi ad aprire le porte, perché il ruolo della stampa è fondamentale. Anche in questo momento di difficoltà è stato fondamentale il ruolo della stampa. Qualche bambino ha esagerato troppo, nel senso che è stato per molto tempo vicino ai media, alle televisioni, ha smanettato in un modo o nell'altro, però guardiamo anche il lato positivo dei media, che portano nelle case degli eventi e delle notizie che non potrebbero conoscere e sapere senza il vostro fondamentale contributo. Quindi diciamo anche le cose positive ogni tanto. Ma scusate, non sono fruibili le docce, perché il DPCM dice che non sono fruibili in questo contesto attuale, no. Ma assolutamente sono pure fruibili, saranno fruibili nel momento in cui ci sarà la possibilità di farlo, insomma. E assolutamente, per quanto riguarda la manifestazione, che è un fiore all'occhiello per quanto riguarda proprio la città di Avellino, ma non solo, anche l'Irpinia, un meeting internazionale che è fatto su questo campo, che è stato, come dire, recepito apposta per fare un meeting internazionale di atletica leggera. Io voglio dare veramente un merito al professor Saviano, perché ha creduto in questa manifestazione, l'ha portata avanti con sacrifici, e quindi un bravo assolutamente al professore Saviano. Per quanto riguarda penso la cittadinanza, che non può partecipare purtroppo in questo momento, è per quanto riguarda la pandemia, ma sicuramente e certamente l'anno prossimo sarà un meeting internazionale all'altezza sia della situazione, sia della città di Avellino, sia della storia che ha proprio effettivamente il meeting internazionale.